Non abitiamo più la terra e il cielo, bensì Google Earth e il cloud. Il mondo si fa sempre più inafferrabile, nuvoloso e spettrale. Abbiamo perso il contatto con il reale. È necessario tornare a rivolgere lo sguardo alle cose concrete, modeste e quotidiane, le sole capace di starci a cuore e stabilizzare la vita umana. Ecco, stasera vi presento questo libro di Byung-Chul Han e ha un titolo molto provocatorio per alcuni aspetti, molto chiaro: Le non cose, sottotitolo Come abbiamo smesso di vivere il reale, edito dalla Einaudi. E in effetti questo aspetto è molto importante. Io sono molto interessato a questo tipo di riflessione perché riguarda l'oggi a tutto campo. Noi oggi siamo investiti da, come dire, un'onda continua, da una mole incredibile di informazioni, no? E quindi apparentemente sappiamo più cose. In realtà poi non è così, non è così, ecco, perché la mole è talmente gigantesca che poi in qualche modo ci colpisce un po', ma poi molta va perduta, poi soprattutto molta la ignoriamo e quindi diciamo, abbiamo questo scarto anche nell'informazione. Però la cosa fondamentale è che molto spesso ormai ci rapportiamo alla realtà, mediamo la realtà attraverso, lo sappiamo, lo smartphone, il tablet, soprattutto il computer, eccetera. Quindi passiamo ore e ore, a parte chi lo deve fare per lavoro, ma anche nel cosiddetto tempo libero. Passiamo comunque ore e ore a connetterci, a collegarci, la pubblicità poi ci brasa degli elmi quotidiani, no? Sul fatto di essere costantemente connessi in maniera sempre più veloci e con apparecchi sempre più sofisticati. Però questo aspetto della costante connettività, di andare a vedere una cosa prima com'è sulla rete, sulle piattaforme e poi dopo cercare di capire se allora, visto che è così, allora faccio così, è evidente che non si può pensare che non abbia un costo questo tipo di in termini anche psicologici, soprattutto psicologici. Non si può pensare che sia neutro, no? Che non lasci una traccia, no? Per cui noi oggi perdiamo un po' il senso delle cose, no? Gli oggetti si sono trasformati, no? Tempo fa avevamo degli oggetti che in qualche modo erano depositari anche della nostra memoria. Noi ci affezionavamo ai nostri oggetti perché semplicemente avevano vissuto con noi e erano una parte di noi, no? Oggi è tutto molto più rapido. Non è, il discorso dell'usa e getta, sono anni che si parla dell'economia usa e getta e di tanti prodotti che sono usa e getta, ma il problema qual è? Che in questo rapporto di usa e getta rischiamo anche di buttarci la nostra esistenza, no? La dico come battuta limite, ma non è un pensiero peregrino, perché ci manca un contatto, un rapporto più stabile, più lento se vogliamo, no? Con quella che è la vita reale, no? E tutto avviene molto molto rapidamente. E allora in questo rapporto di cambio, no? Bisogna vedere che cosa si acquista e bisogna vedere che cosa si perde, no? Questo è un interrogativo molto molto importante, no? Perché ci fa capire effettivamente, o quantomeno ci dà degli elementi per poter capire, no? Quando io vado a comprare la frutta e non sa più di niente, ecco, il mondo verso cui andiamo. Cito l'esempio della frutta perché è una cosa macroscopica. In tutti i supermercati compri la frutta, non sa più di nulla. Quando vado in campagna e mi prendo le ciliegie sull'albero, è tutta un'altra cosa. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che in questo
in questo processo di cambiamento che ho smesso da tanto tempo di chiamare evoluzione, no? Ecco, in questo cambiamento, in questo rapporto acquisto delle cose, perdo delle cose, ecco, cerchiamo di capire effettivamente di non perdere il senso della realtà, di non perdere l'aggancio con la realtà. Oggi ci muoviamo soprattutto con la categoria dell'accesso, no? Ci sono le piattaforme a cui tu accedi e quindi c'è questo discorso di accesso che è diverso, che cambia il senso del rapporto con la realtà. Sono tutti interrogativi, perché un libro come questo muove una speranza, ma più che dare delle risposte, pone degli interrogativi seri che riassumo nel dire che in questo cambiamento molto veloce del nostro mondo dobbiamo fermarci a sottolineare che cosa prendiamo, che cosa acquisiamo e che cosa perdiamo. Ciao a tutti.